questo pomeriggio Alberto Camuncoli. Buongiorno Alberto e ben trovato qui a Finanza Now. Grazie, ciao Annalisa, un saluto a tutti gli ascoltatori e chiaramente un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Crepi il lupo Alberto, allora per i telespettatori che ci seguono per la prima volta con Alberto, abbiamo da tempo intrapreso questa serie di interviste e di analisi in cui settimana dopo settimana andiamo a commentare quali sono state le opportunità migliori delle strategie in opzioni e andiamo anche ad aggiornare il portafoglio Theta Trade Invest. Se vuoi dire qualche parola Alberto per spiegare la composizione di questo portafoglio. Sì, volentieri, grazie Annalisa. E il mio metodo, appunto il metodo Theta Trade Invest, è un metodo che si basa sulla vendita di opzioni, soprattutto sui mercati USA, quindi statunitensi. Vado a selezionare determinati strike secondo chiaramente le regole, i principi e i criteri del metodo, e strike il più lontano possibile dal prezzo di mercato, perché quello che voglio avere è un margine, diciamo, chiamiamola tra virgolette di salvaguardia tra il premio che vado a incassare e il prezzo di quei mercati in quei momenti. I mercati sottostanti possono essere appunto mercati azionari, possono essere indici, possono essere ETF, possono essere future valutari come magari il caso che andremo a vedere, ma anche per esempio materie prime come il gas, il petrolio, le carni o i cereali. Il fatto di avere una bella distanza tra il prezzo al quale il metodo va a vendere queste opzioni e quindi incassa un premio e quello effettivamente il prezzo di mercato in quel momento permette la maggior parte delle volte di assorbire anche movimenti contrari. Quindi grazie a questo metodo non sono mai direzionale, non vado mai a comprare o vendere direttamente il sottostante, lavoro sui contratti derivati, quindi grazie alle opzioni, e lo faccio in maniera non direzionale, quindi avendo le più ampie probabilità di riuscire a incassare questi premi e quindi di chiudere l'operazione in profitto. Ecco Alberto, per chi avrà la voglia e la pazienza di ascoltarci fino alla fine, poi ci sarà anche una sorpresa per spiegare appunto il metodo Theta Trade Invest, però partiamo con le nostre analisi e andiamo a vedere nuove posizioni assunte su sterlina e yen. Innanzitutto perché è chiuso quelle precedenti? Perché praticamente sono arrivate alla scadenza oppure in zona take profit. Infatti quello che vorrei far vedere è proprio uno degli usi a cui si prestano le opzioni, cioè il fatto di andare a rollare le posizioni, cioè andare a ripetere le posizioni man mano che il tempo passa e gli investimenti che sono stati effettuati arrivano appunto alla scadenza. Parliamo quindi di strumenti derivati, quindi c'è sempre una scadenza e andando dalla parte dei venditori questa scadenza spesso e volentieri è a nostro vantaggio perché appunto vendiamo degli asset deperibili. Giusto per fare un esempio, sulla sterlina è appena scattato questo take profit di questa operazione, l'ho iniziata a fine aprile, quindi ero andato a vendere, questo era il grafico della sterlina, quindi in questo caso sterlina contro dollaro, e stiamo parlando del future, il ticker è GBP, con un grafico che presentava un setup da metodo ribassista, vedete che ero andato a posizionarmi qua sopra a 1,33, con delle opzioni vendute e poi invece andando a comprare a copertura delle opzioni a 1,39, quindi decisamente più in alto. Questo mi ha permesso di incassare un premio e questa è una tipica strategia che trae giovamento, trae profitto da movimenti del titolo o laterali o ribassisti o leggermente rialzisti, proprio perché comunque rispetto al prezzo ci poniamo il più lontano possibile. Cosa ha fatto nel frattempo la sterlina da fine aprile? Beh, vedete che tutto sommato ha avuto un movimento laterale. All'inizio questa operazione mi era venuta un po' contro perché quando il sottostante, più si avvicina il sottostante allo strike venduto, più questi premi magari possono aumentare di valore, quindi darmi una perdita visto che io li ho venduti, però poi questo movimento, piccolo movimento rialzista, vedete che è rientrato e questo tipo di movimento tutto sommato laterale non ha fatto altro che erodere il premio delle opzioni e quindi far scattare il take profit, cioè una chiusura anticipata rispetto alla scadenza scelta che era del 7 agosto, abbiamo potuto chiudere la settimana scorsa appunto pagando il premio minimo
e quindi chiudere l'operazione, togliere il rischio dal mercato e praticamente invece di incassare tutto il profitto previsto lasciare sul piatto qualche punto percentuale, però questo ci permette di guadagnare tempo, non dover attendere il 7 agosto, ma chiudere l'operazione appunto e recuperare il margine che finché l'operazione è aperta viene tenuta a mercato. Quindi cosa ho fatto? Visto appunto che il premio si era quasi totalmente andato quasi a zero, diciamo, l'ho riacquistato, ho venduto a poco le opzioni comprate e ho messo in macchina una nuova operazione. Quindi sempre di tipo non rialzista, sempre con delle call. Questa volta mi sono scelto strike 1,32 perché c'erano dei premi interessanti a questo strike, quindi vedete che mi sono avvicinato un pochettino. Questa operazione risale al 18 giugno, quindi eravamo più o meno in questa zona, ok, 18 giugno, e ho sempre venduto delle call 1,32, in questo caso l'incasso è stato di circa $200 a contratto e sono andato a selezionare la scadenza del, te lo dico subito, 9 ottobre, quindi ecco, un'altra caratteristica del metodo è proprio questo time frame molto tranquillo, rilassato. Non vado, come spesso viene insegnato, a vendere a 30 giorni, perché questo significa spesso e volentieri avvicinarsi troppo al mercato, preferisco mantenere il giusto distanziamento sociale, chiamiamolo così, e appunto ho scelto di vendere opzioni al 9 ottobre, quindi sono circa 110 giorni alla scadenza. E questo per quanto riguarda la sterlina. Manteniamo il distanziamento. Com'è? Anche dal mercato manteniamo il distanziamento. Sì, sì, siamo a norma di legge anche qui. Facciamo tutto in regola. Tutto in regola, sì, sì. Allora, poi, questo per quanto riguarda appunto la sterlina. Ho fatto la stessa cosa, visto che siamo in tema di valute, sullo yen. Quindi, yen, stiamo parlando del ticker JPY, quindi contro il dollaro USA, anche in questo caso. Qui avevo fatto invece un'operazione di senso inverso, cioè ero andato a vendere delle put, e questo ne avevamo parlato a metà aprile, quindi a metà aprile eravamo circa, lo yen stava battendo sui 0,092, io mi sono posizionato qui sotto a 0,090 con delle put scadenza 2 luglio. Quindi mi ero posizionato qui, diciamo sotto il recente minimo fatto registrare da questo mercato. Ecco, un'altra caratteristica del metodo è che vuole sempre vendere, andare a selezionare sul grafico delle zone di prezzo che comunque sono anche protette da un recente minimo, in questo caso se vendiamo put, oppure massimo se andiamo a vendere delle call. In questo caso quindi l'operazione con la vendita di put è un'operazione di tipo laterale rialzista, anche in questo caso vedi che il titolo, il mercato si è mosso tutto sommato in maniera laterale, è un tipo di movimento molto frequente sui mercati che è difficilmente traducibile in profitti con un'operazione classica direzionale, perché appunto quando il mercato ha questo tipo di movimenti è molto molto difficile riuscire a entrare al momento giusto e poi uscire al momento giusto e quindi realizzare un profitto. Invece andando appunto a vendere opzioni, posizionandoci in questo caso a 0,090, queste opzioni che hanno dato un premio di $250 a contratto ormai non hanno più valore. La scadenza è il 2 luglio. Però appunto ho approfittato di questo decadimento del valore di queste opzioni per andare a mettere a mercato una nuova operazione, sempre anche in questo caso di bull put, e in questo caso l'incasso è stato di $230 a contratto, e mi sono sempre posizionato in area 0,090, scadenza 4 settembre, quindi il fatto di poter andare a mettere a mercato una nuova operazione sullo stesso sottostante è uno dei vantaggi che danno le opzioni, e quindi senza la necessità di dover stare lì ogni volta a fare delle grandi ricerche di mercato, guardare molti grafici, perché appunto a seconda del setup, a seconda delle regole che si utilizzano, vanno benissimo appunto mese dopo mese andare a fare le stesse operazioni, oppure operazioni di senso inverso, ma utilizzando gli stessi mercati. Bene Alberto, allora andiamo a commentare il take profit sull'oro e vediamo quali sono state le caratteristiche di questa operazione. Sì, allora oro ho aperto questa operazione al 31 marzo, quindi il grafico è GC, il ticker,
GC, quindi l'oro, ha avuto, sappiamo che in queste ultime settimane, insomma, l'oro ha avuto un bel movimento di tipo rialzista, e anche in questo caso è andato a vendere delle put, quindi eravamo al 31 marzo, quindi torniamo un attimo indietro sul grafico, eravamo qui circa, ok, quindi l'oro stava battendo come prezzo $1,650 all'oncia. Ho trovato dei premi interessanti a 1400, quindi anche in questo caso una bella distanza, e chiaramente il movimento di tipo rialzista, anche se poi tutto sommato nelle ultime giornate, cioè a guardarlo così negli ultimi mesi, poi in realtà dobbiamo ancora superare questo massimo di periodo del 14 aprile, però comunque un tipo di movimento che ha portato profitto a queste opzioni, a questa strategia meglio, e le opzioni in questo caso sono scadute il 25 giugno, quindi da pochi giorni, e qui l'incasso con la vendita del 1400 put e l'acquisto a copertura del strike 1350 è stato $300, quindi una resa di questa operazione del 9% in circa 80 giorni, quindi dal 31 marzo alla scadenza del 25 giugno. Bene Alberto, prima di salutarci possiamo presentare anche il tuo nuovo ebook. Un nuovo ebook, esatto, qua scrivere ogni tanto mi viene il vizio di scrivere, e quindi a parte il libro Di scrivere con successo, adesso è disponibile gratuitamente anche per chi volesse approfondire il metodo, quindi capire un po' i criteri, le regole da osservare per andare a fare queste operazioni sui mercati sempre in maniera non direzionale. C'è questo ebook di circa 20 pagine, il metodo Theta Trading Mess, la presentazione con tanto di appunto anche risultati reali del conto, e si può ottenere gratuitamente, basta inviare una mail a contatto@investireconsuccesso.com, quindi contatto@investireconsuccesso.com per avere gratuitamente l'ebook di presentazione del metodo. E quindi questa è anche una bella sorpresa per i nostri telespettatori di Finanza Now. Intanto io ti ringrazio per oggi Alberto e ti do appuntamento a martedì prossimo. Benissimo, grazie a te e a tutti gli ascoltatori, alla prossima, buona giornata. Buona giornata a te. Se questo video ti è piaciuto ti consiglio di seguire i canali social di Investire con Successo, e per la precisione, allora, come puoi vedere, la pagina Facebook, quindi facebook.com/investireconsuccesso, mettere mi piace, così che ogni settimana ti troverai in bacheca nuovo materiale didattico appunto sul metodo Theta Trading Best. Poi canale YouTube, che anche questo settimanalmente viene rifornito di nuovi video spesso operativi, quindi iscriviti pure e attiva anche il campanellino appunto per essere avvisato appena un nuovo video verrà pubblicato sul canale. Lo trovi a youtube.com e vedi /c/investireconsuccesso. Ed infine c'è anche l'account Twitter, questo è il mio personale, e seguilo pure per aggiornamenti e commenti sui mercati. Bene, io sono Alberto Camuncoli e ti saluto, ti aspetto appunto su questi canali social e ti do appuntamento al prossimo video della serie Investire con Successo.